aggeggio per fare i capelli, sì, con le retine di varie dimensioni, di varie dimensioni. Gli attrezzi per ritornire insieme alle stecchette per ritornire. Correva l'anno 1603 e il soldato Rodrigo si svegliò dopo aver sognato la donna che irrompeva nel suo riposo tutte le notti. Indossata l'armatura, usciva di casa per il suo abituale giro di perlustrazione per le strade di Laterza, ignaro che la sua vita di soldato stesse volgendo ad una svolta. Passeggiando per le botteghe sentì un commerciante che gridava disperatamente aiuto. Il soldato Rodrigo vide che un giovane ragazzo correva con un vaso di ceramica in mano. Montò sul suo cavallo e nel momento in cui gli sembrava di averlo acciuffato, il fanciullo svoltò in un vicolo. Il soldato allora smontò da cavallo e intrappolò il ragazzo in un vicolo cieco. Il ragazzo, un po' intimidito, gli consegnò il vaso e scappò via. Tornato alla bottega, il commerciante, per sdebitarsi, gli donò il vaso. Su questo vi era l'immagine della donna che tormentava i suoi sogni. Passate settimane alla ricerca disperata della donna e frequentando la bottega dell'artigiano, imparò dal maestro Figulino la lavorazione dell'argilla. Dopo un po' di tempo abbandonò la sua vita militare e fu allievo dal maestro della bottega. Data la sua bravura, un giorno il marchese commissionò a Rodrigo un'opera da esportare a palazzo. Il mattino seguente Rodrigo si mise all'opera per realizzare un piatto raffigurante la donna dei suoi sogni. Il marchese qualche tempo dopo tornò alla bottega per ritirare l'opera. Piacetali parecchio, il marchese propose a Rodrigo di trasferirsi a palazzo ed essere il maestro Figulino di corte. Quando nasce un amore, non c'è legge o tempesta che possa fermarlo. Nel correre del mese di marzo, Paolo e Agata si unirono accecati dall'amore, pur sapendo che il padre della fanciulla, il marchese d'Azia, era contro. Ma si sa che l'amore, quello vero, vince tutte le paure. Il 23 di quel mese, la popolazione laertina restò esterrefatta dalla grande nevicata mai presentatasi fino ad allora. Fu uno spettacolo meraviglioso, ma allo stesso tempo comportò una grave carestia che colpì chi, come Paolo, conduceva una vita da pastore. Dopo l'accaduto, il marchese provava pena nei confronti del giovane e offrì lui il mestiere da maggiordomo, nel suo palazzo, ma ad una condizione: non doveva avere alcun contatto con sua figlia Agata. I due innamorati però non rispettarono le condizioni del padre e dopo aver passato insieme diverse notti, furono sorpresi. Paolo aveva distrutto un vaso in ceramica creato da Angelo Antonio d'Alessandro, il più grande ceramista del tempo. Per Paolo fu la fine, avrebbe dovuto abbandonare per sempre la sua amata, che però decise di scappare via con lui e di rifugiarsi in Gravina. Vissero lì in condizioni pessime per diversi mesi e Paolo confidava le sue paure alla Santissima Madonna. Le preghiere del giovane erano sincere e così la Vergine, attraverso una luce forte, apparve a loro e aiutò i ragazzi, soprattutto Agata, che era in procinto di ammalarsi. Da allora la fede non abbandonò mai i fanciulli e la Madonna diventò un elemento fondamentale per il paese di Laterza. Il male scompare se si ha da credere in qualcosa.
quel tempo, Gabriella, una giovane ceramista di La Terza, ricevette da sua madre la notizia del presunto fidanzamento con il principe di Spagna. Il matrimonio avrebbe giovato la famiglia non benestante, ma non la rese entusiasta. Per giorni la fanciulla pianse. Ma a distrarla fu l'arrivo di un falco, il capo vaccaio, che sorvolava nel cielo del piccolo paese. Il rapace la trasformò in una maestosa bambola di ceramica. Con il volto di un bianco candido, dei lunghi capelli del color del sole, occhi grandi, verdi, che ricordavano la sua terra di origine, e un morbido abito dal color del cielo sempre sereno. E solo l'amore puro avrebbe spezzato il sortileggio rendendola dama. La bambola rimase nascosta nella bottega per diversi anni, fino all'arrivo dei nuovi proprietari che avevano una piccola bambina. Un giorno, rovistando nella bottega, in cerca di qualcosa, trovò in un angolo una bambola di ceramica impolverata. Subito se ne innamorò, facendola divenire parte integrante della sua infanzia. Mentre giocava, la bambina viene accecata da una luce intensa. E la bambola si trasformò in una bellissima dama. Il padre della bambina, ispirato da questa vicenda, realizzò un nuovo tipo di decorazione di ceramica, quella che è giunta fino ai giorni nostri con il nome di maiolica. Alla Terza circolavano varie leggende, descritte dalla tradizione poetica musicale di quel luogo. Tra le tante storie narrate, ricordiamo ancora oggi quella di Umunica Cid. Si pensa che Umunica Cid fosse un personaggio realmente esistito. Tutto ebbe inizio quando Lucilla, figlia del duca di La Terza, in una delle sue escursioni cadde in una fossa. Perdendo i sensi, un giovane contadino, vedendo la giovane fanciulla in difficoltà, le prestò soccorso. Al suo risveglio Lucilla, spaventata, chiese al giovane cosa fosse successo. Guardandosi, i due si innamorarono perdutamente e iniziarono a vedersi in segreto per via della disapprovazione della nobile famiglia di Lucilla. Dopo alcuni mesi, il giovane Antonio, colpito dalla peste, morì e Lucilla scoprì di essere incinta. Diede alla luce un bambino affetto da una grave malattia che lo portò alla morte subito dopo la sua nascita. Il bambino non fu così battezzato e per questo fu visto come uno spirito maligno dal popolo. La gente del posto affermava di vedere nella notte un bambino con un camice bianco ed un cappuccio nero, simile ad un monaco, proprio con gli stessi indumenti con cui fu seppellito il figlio di Lucilla, da qui soprannominato Monicacello. Esso girovagava per le loro case e metteva fuori posto le loro cose. Tuttora si pensa che il Monicacello giri per le case delle persone, facendo dispetti e intrecciando capelle e crinire di cavallo.